Siamo venuti alla CIC Creative di San Marino per parlare di design e non solo. Paolo Bianchi, che piacere incontrarti. Ciao, buongiorno, amministratore benvenuto. Delegato di Castiglioni Creative. Yes. Cosa state combinando qui? Io ti ho conosciuto in un altro ambito. Sì, mi hai conosciuto in un altro. Prego, accomodati che ti racconto. Grazie. Ti racconto un po' di cose. Un po' di cose interessanti. Ci siamo conosciuti anni fa in un altro ambito, in un altro contesto, ci siamo incrociati su qualche pista, ci siamo visti in azienda. Nuova vita, nuova attività, nuovo centro di progettazione e di design aperto all'interno della Repubblica di San Marino, società che oggi mette al servizio di clienti esterni le esperienze che abbiamo accumulato nel corso degli anni nel settore del design, nel settore della progettazione motociclistica. Abbiamo la capacità di avviare un processo di progettazione da zero, dall'idea, dal concept, per poi seguirne la progettazione sino ad arrivare alla possibilità di avere dei prototipi, di avere delle situazioni che possono essere customizzate a seconda di quello che il cliente ha bisogno di ricevere. Senti, ma la bicicletta che è qui alle nostre spalle però non è messa qui per caso. Stealth, una bicicletta molto bella, perché è qui? Stealth è qui perché nel contesto e nei programmi della società Castiglioni Creative si è inserito l'argomento della mobilità elettrica. Abbiamo acquistato una partecipazione importante, rilevante in una società appunto che produce veicoli elettrici ed è la Stealth. In questo contesto Castiglioni Creative ha sviluppato una serie di progetti tra l'altro esposti anche all'ultima manifestazione EICMA a Milano, e attraverso questi progetti noi crediamo nello sviluppo del settore della mobilità urbana, andiamo e siamo andati ad inserire le nostre competenze di design e di progettazione in questo settore. Per cui state ripensando un po', voi siete appunto entrati in Stealth, state ripensando anche dal punto di vista del design questo prodotto? Soprattutto dal punto di vista del design o anche dal punto di vista tecnico? Dal punto di vista tecnico e dal punto di vista del design. Diciamo che l'operazione si divide in diversi step. Il primo step è stato quello di prendere conoscenza dei prodotti esistenti all'interno del marchio della società, eseguire operazioni tali per cui i prodotti attuali potessero essere omologati per l'utilizzo sulle strade aperte al pubblico traffico, e questo è stato il primo argomento che abbiamo affrontato. Il secondo argomento è stato pensare ad una categoria di veicoli nell'ambito della normativa pedalata assistita, quindi quella che viene definita Pedelec, quindi pensare a una serie di veicoli con un design diverso, nostro dedicato, che andremo adesso a breve ad introdurre sul mercato. Parlando di design, mi hanno detto che c'è qualcuno, una vecchia conoscenza, che ci mette mano, e mano e soprattutto matita. Sì, all'interno della società, che fa parte della società, c'è una nostra vecchia conoscenza, un signore, un ragazzo con il quale abbiamo litigato tante volte nelle vite precedenti, e lavora con noi e inserisce il suo talento nelle soluzioni che adesso proponiamo ai nuovi clienti, ma nel caso specifico anche preparato e ideato questi nuovi veicoli a marchio Stealth. Allora andiamo a vedere chi è questa vecchia conoscenza. Ed eccoci con la vecchia conoscenza. Paolo mi aveva detto: guarda che incontrerai qualcuno che già conosci. Adrian Morton, che vabbè, ti conosco da tanti anni, sì. Siamo conosciuti in un altro ambito anche con te, però sempre di due ruote si trattava. Qui abbiamo due bellissimi esempi di che cosa sono? Non si può neanche parlare di bicicletta, a me viene quasi da dire che sembrano delle moto queste. Ma sì, è quasi sul confine della moto, perché ovviamente il settore elettrico oggi più, cioè, è rinato un po' il discorso di bici con l'intervento di un motore elettrico, che ovviamente il mercato oggi è aumentato parecchio per queste cose. Esiste questo prodotto per più di 10 anni. Qui stiamo parlando di Stealth, che è un marchio riconosciuto, marchio australiano. Sì.
partecipato da, da C Creative. Sì, ma cioè, allora, Stealth è nato più di 10 anni in Australia, e praticamente è nato come un progetto quasi sul livello di ingegneria, come mentalità, non è stato, e non è nato sicuramente per fare magari una moto esteticamente più bella, è una cosa funzionale che è sviluppato, e c'è stata un'evoluzione di questo progetto per gli ultimi 10 anni. Noi, con l'ingresso di C Creative in questo marchio, l'intenzione di rifare una base di partenza e introdurre anche altri progetti di aumentare una famiglia di prodotto che va fin da urban mobility fino ai confini proprio di moto. Cioè, la prima cosa c'è stata di creare un po' di reset alle ultime 10 anni, nel senso di ristabilire una presenza sul mercato con una strategia di brand identity, di cercare di dare un po' di una famiglia di prodotti attuali con prodotti performanti fuori strada. E dopo è sempre stato considerato di introdurre anche dei prodotti urbani, cioè prodotti per la città, che ovviamente ha un potenziale mercato un po' più aumentato in un certo senso. Il mondo australiano è molto significante oggi per prodotti elettrici, c'è tanti prodotti fatti in Australia associato con c'è tanti prodotti di skateboard fatto in Australia, non però lo so perché. Dal punto di vista del design si deve passare sempre da qua, però. Ma da adesso in poi sì, forse nel futuro serve qualcosa in più. Beh, dal punto di vista emozionale io mi fido di te, perché dopo che insomma lui ha disegnato tra le moto più belle, di quelle che vengono considerate tra le moto più belle di tutti i tempi. Per cui mi aspetto anche di vedere dei grandissimi prodotti nei prossimi anni. Sicuramente. Devi lasciare traccia. C'è già la cosa che a me mi trovo molto stimolante, perché comunque c'è margine di riguardare le cose in un modo un po' diverso. C'è anche il discorso di stile, per esempio, su un prodotto così è importantissimo, perché magari le sensazioni, le emozioni di un motore, del rumore che magari... Sì, non sono... cioè, non è io, più... Io lo vedo anche appunto con i miei figli, che non noi siamo... Io sono attratto dai rumori, dalla meccanica, per loro l'aspetto meccanico è meno importante, in questo caso l'aspetto del design è molto importante. Sì, importantissimo. Diventa fondamentale. Sì. Io ti dico una cosa, ti conosciamo appunto dal punto di vista design moto, a questo punto ci aspettiamo tantissimo anche in questo campo. Per assolutamente. Cui ti aspetto al varco. Sicuramente. Adesso però mi devi spiegare a che cosa servono queste. Ma questo qui è un attrezzo che è parte del processo del processo di disegno di ogni progetto fatto in C-Creative oggi. È un oggetto che dà la possibilità di valutare un oggetto tridimensionale che normalmente sei costretto a guardare su un schermo due-dimensionale, anche se è un oggetto tridimensionale di disegno, in un modo molto interessante, perché praticamente sembra molto realistico. Sembra realistico. È fatto anche in tempi decisamente più brevi sicuramente rispetto a quello che è la costruzione, la realizzazione di un modello in clay, per esempio. Ma questa è una cosa, è parte del processo dove praticamente c'è la possibilità di avere una visione un po' più aperta del potenziale di un certo, cioè del percorso di un progetto. Se magari di parte di un bozzetto, con questo puoi realizzare un modello in tempo, con un programma di software tridimensionale, puoi realizzare un modello 3D che puoi visualizzare su uno schermo. Con questo oggetto qui c'è la possibilità di vedere in 3D, fisicamente in un certo senso, in spazio, in ambienti creati in virtuale. Non è la conclusione del processo di disegno, ma comunque offre un'opportunità di avere una visione un po' più a 360 gradi, ma anche proprio se il sentimento del progetto è giusto. Cioè è più un primo impatto. Ragazzi, noi vi salutiamo, lasciamo C Creative al proprio lavoro. A questo punto mi sembra che ne abbiate anche parecchio di lavoro. C'è parecchio da fare. Io vi saluto. Adrian, ti saluto, grazie. È stato gentilissimo come al solito. Grazie.